was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. Vi presento questa sera la macchina del team Autosport Sorrento con la quale corre Simone Padrinicola, affronterà tutta la stagione 2018 e si preparerà per la stagione 2019. La macchina è un prototipo LGJS 53 Evo 2 e lavora quindi con un motore 2 litri Honda da 260 cavalli. Una potenza non elevata in virtù delle prestazioni che ha la vettura, ma le prestazioni di questo tipo di vettura sono date anziché dal motore, dal telaio e dall'aerodinamica. Noi come Autosport Sorrento siamo particolarmente contenti di questa kermesse organizzata per Simone Padrinicola, con cui c'è un rapporto ormai triennale. Delle prestazioni crescendo, tante vittorie parziali, la vittoria di un campionato, un secondo posto assoluto nell'italiano prototipi, un programma per il 2018 che prevederà la partecipazione a gare molto importanti di durata, il primo podio già alla nostra seconda tappa delle gare endurance. Cosa dire? Grande affetto da parte di tutti voi, da parte della cittadinanza, grande fiducia in Simone Padrinicola e anche grande responsabilità per noi tutti per garantire quei risultati che sicuramente arriveranno. Simone, che io ho visto correre e nascere con i kart e correre con lo monoposto, non immaginavo che potesse adattarsi così facilmente e velocemente a una macchina sport prototipo. E per Gusa speriamo che potrà ospitarlo per i primi test, così noi non facciamo nulla per nulla, lui testerà la macchina e noi avremo lui che testerà l'autodromo. Una cosa che non mi aspettavo: c'erano veramente tante persone, non riuscivo neanche a contarle, ma la piazza era piena, quindi sono veramente contento ed emozionato anche per il supporto che ho ricevuto da tutta la città, da tutto il paese. Sicuramente questo attestato di stima poi è una sorta, tra virgolette, di obbligo a fare bene. Ci impegneremo a fare bene. C'è un grosso team che lavora alle spalle, alle tue spalle, a te e a Michele, il tuo collega pilota con cui vi ci venderete in questa stagione. L'Autosport Sorrento sicuramente è una piccola ma è una bella realtà. Noi, come ho detto già da gennaio, da quando questa avventura è iniziata, dobbiamo soltanto crescere questa stagione. Ovviamente i risultati devono esserci e uno c'è già stato, perché un podio a Misano è stato un ottimo risultato. Però ovviamente questa è una stagione dove dobbiamo crescere tutti, il team, la squadra, il mio pilota che è molto molto competitivo, molto forte, quindi le basi ci sono. Adesso tocca a noi crescere, capire, conoscere per migliorare e puntare in alto quest'anno ma anche dall'anno prossimo in poi.